Io non ti conoscevo. Adesso ti conosco. E questa meraviglia qui che nasce dalla fede. Nel brano di oggi ci sono queste due meraviglie. C'è una meraviglia buona all'inizio, di fronte a quello che Gesù dice, la pienezza, il Messia, la gioia possibile. Ma subito dopo c'è il sospetto. Avete sentito, no? Erano pieni di meraviglia per questa cosa. Ed è quel sospetto. Ma tu sei mica il figlio di Giuseppe, sei mica il figlio del falegname. Che cosa vuoi? Che cosa ci puoi dare? Che cosa vuoi? Guardate che questa è la descrizione perfetta di certi dinamismi che ci portiamo dietro. Una parola del Signore ci riempie il cuore, un'esperienza religiosa magari significativa ci restituisce il desiderio di camminare, ma subito dopo il sospetto. Oh, ma chi è questo? Cosa vuole da me? Perché devo scommettere la mia vita sulle sue parole? Perché? Perché? Dalla meraviglia buona, il desiderio di servire il Signore, ma il sospetto. Terzo passaggio è la prova. Ti sentite cosa dice Gesù? No? I suoi concittadini dicono: quello che hai fatto a Cafarnao, fallo anche qui. Così ti chiediamo, così ti crediamo. Cosa aveva fatto a Cafarnao? I miracoli. Fai un bel miracolo. Ti crediamo. Questo è il terzo passaggio anche per noi. Va bene, vuoi che ti segua? Vuoi che ti segua Gesù? Fammi questa grazia. Risolvimi questo problema. Fammi vedere che sei veramente Dio. Se mi fai vedere che sei veramente Dio, allora io ti seguo. Questo è il dinamismo che ci portiamo dietro. Un inizio. Bella Gesù. Belle parole, bravo. No. Sospetto. Terzo, metterò la prova. Ma quello che ti dico. Allora io ti credo. Avete sentito cosa risponde Gesù? No? È quello che scatena la rabbia dei suoi concittadini. Dice Gesù: al tempo in cui, nel tempo di Elia, quando ci fu una grande carestia, più di 3 anni senza pioggia, dice Gesù, a nessuno di Israele fu mandato Elia, se non a una straniera, la vedova di Zarepta di Sidone. Ricordate l'episodio di Elia e della vedova. Poi, al tempo di Eliseo c'erano molti lebbrosi in Israele, ma fu mandato solamente a uno straniero. Allora, quando Gesù dice loro queste cose, cioè li rimprovera per la loro poca fede, no? Perché credono solo se c'è qualcosa di straordinario. Avete sentito cosa dice il testo? Lo spingono fin sul ciglio del monte su cui Nazareth è costruito per buttarlo giù. E questo è il quarto passaggio. Allora si comincia con entusiasmo, poi succede il sospetto, la prova, fa quello che ti dico io, se non lo fai, guardo, io rifiuto, che qui è un rifiuto che vuole addirittura uccidermi, ed è un anticipo della croce. Io rifiuto, anche noi facciamo così. Lo rifiutiamo, basta. Così rimaniamo nella nostra situazione. E il testo finisce così. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Che è un anticipo della risurrezione. Se il desiderio di buttarlo giù dal monte è un anticipo della morte, lui che passa in mezzo a loro è seduto, è un anticipo della risurrezione. Ed è quello che ci può succedere. Gesù se ne va. E l'abbiamo perso. L'abbiamo perso per la nostra poca fede, perché non ci fidiamo e pretendiamo dei segni. Invece di accettare il cammino che Lui ha stabilito per noi, come scritto nel bollettino di questa settimana, siamo noi che pretendiamo di fare il nostro cammino e vogliamo che Lui si pieghi a noi. Ma questo è scambiare Dio con un idolo.
Ed è in questo contesto che celebriamo la Giornata Nazionale della Vita. Il messaggio dei vescovi per quest'anno è vita, è futuro, è vita, è futuro. Sempre la vita è un'allusione al futuro. I vescovi invitano anche, sentirete nella preghiera dei fedeli, a stringere un patto per la natalità. In tutte le espressioni culturali, tutte le espressioni politiche, al di là delle sterili contrapposizioni, è necessario per il nostro paese, per la nostra Italia, un patto a favore della natalità. Ma perché ciò avvenga è necessario cambiare la mentalità, è necessario pensare in maniera positiva. Come ho scritto in un bollettino, ci sono problemi relativi alle politiche familiari, ci sono problemi relativi al lavoro. Avete sentito in questi giorni, se la disoccupazione generale è pari al 10%, quindi c'è stato un progresso favorevole, la disoccupazione giovanile è pari al 31%, quindi questo è un problema serio per chi vuol far famiglia e per chi vuol mettere molto figli. Ma questo, politiche familiari che mancano o deficitarie o problemi sul mondo del lavoro, sono legati a una mentalità, come ho scritto, perché si pensa sempre in termini di individuo e non si pensa in termini di famiglia. Bisogna pensare in termini di famiglia. Invece noi siamo radicati, in forza di alcune filosofie, l'individuo, neanche la persona, l'individuo. Ma questo poi genera queste strutture. Ma è necessario che ci sia un cambio di mentalità globale. Non è sufficiente la politica. La nostra mentalità deve diventare una mentalità generativa della vita, che si apre per esempio all'adozione. Aprirsi all'adozione significa generare vita. Aprirsi all'affido significa generare vita. Ribaltare i nostri abituali pensieri pessimistici e negativi significa generare vita. Quando parliamo con i giovani, possiamo rappresentare i problemi, ma possiamo rappresentare anche le opportunità che il nostro tempo riserva. Questo significa generare vita. E in questo siamo tutti responsabili. Tutti, a partire dagli anziani, a partire dai più anziani, fino ad arrivare ai giovani. È una mentalità che deve essere cambiata. Generare vita. E anche la comunità cristiana, anche la nostra parrocchia, deve impegnarsi in questo progetto di generare vita. Lo studieremo, ci daremo da fare, ma è una questione di mentalità che dobbiamo assumere. Intanto continuiamo nella messa dell'Eucaristia. La vita viene intorno a noi. Il Signore ci dona la sua vita e la riscatta dalla sua fragilità, anche da quella fragilità più grande che è la morte. Perché noi sappiamo, noi non moriremo. I cristiani non muoiono, i cristiani passano nella vita. Santa Teresina lo diceva, io non muoio, entro nella vita. Dall'Eucaristia questo che cerchiamo, e l'Eucaristia genera costantemente vita. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Un crocefisso per il nostro conto è pilato,
Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo,